Propatria Darfo Boario 4-1 era la giornata che si sognava, mister. Complimenti, obiettivo raggiunto, una stagione da ricordare. stata una stagione veramente fantastica, speciale. Abbiamo fatto veramente un piccolo capolavoro tutti insieme. Oggi è una giornata nostra in tutti i sensi, e sotto tutti i punti di vista. Del nostro presidente, del nostro direttore, di un grande gruppo di lavoro e di questo popolo. E quindi penso che sia doveroso fare una dedica in generale al nostro mondo. Io personalmente lo dedico a mia famiglia, a mia moglie e mia figlia. Portare 2000 e passa persona allo stadio è stato un obiettivo straordinario, raggiunto questo pomeriggio, una carica in più ma anche un po' di tensione nella squadra che invece ha risposto alla grande sul campo, chiudendo la partita già nel primo tempo. Ma questo è veramente motivo di orgoglio e osservando un po' da fuori, in senso con giusta dose di lucidità, si è capito che questa piazza veramente ha un grandissimo sentimento verso questi colori. Penso che sia una piazza che ha sofferto tanto, è stata delusa parecchio. Sia dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista umano. E ritrovare in questi ragazzi un po' i sani, i veri valori dello sport, penso che è quello che ha veramente portato il pubblico allo stadio, perché è la cosa più bella. Questo gruppo, la propria identità, l'orgoglio con quale porta questa maglia, il modo in cui gioca, l'emozione che porta, penso che tutti noi ci siamo ritrovati, insomma, tifosi di questi ragazzi qua. E penso che sia una cosa vera, genuina. È molto bello per me perché è un po' il senso di questo gioco qua, vedere i miei ragazzi gioire e vedere questo pubblico, i tifosi gioire, perché è per loro che si gioca a calcio. Io sono il 13° uomo. Forse il suo merito più importante, mister, non so se lei è d'accordo, è quello di aver creato questo gruppo straordinario. La squadra è stata continua, hanno quasi sempre giocato gli stessi, però anche nelle difficoltà chi è entrato in campo è sempre stato in grado di dare il massimo, di rendere il gruppo compatto, di dare il suo contributo. È stata questa forse la forza più importante di questa squadra. Sì, penso che sia merito prima di tutto di una persona che ci ha messo in condizioni di lavorare, che quindi è presidente. Poi penso che sia soprattutto merito di un grande direttore sportivo, che è veramente di un altro livello, e è lui quello che ha creato i uomini, soprattutto scelto i uomini per guidare questa squadra qua. È un uomo silenzioso ma di grandissima struttura e di valore e penso che sia il momento che si prenda tutti i meriti perché veramente sono orgoglioso di aver lavorato con lui. Se deve scegliere un momento di questa stagione, sceglie la giornata di oggi o magari qualche pomeriggio in cui il risultato aveva detto il contrario di quello che si era visto sul campo. Ma difficile in questo momento, abbiamo vissuto veramente dei momenti emozionanti, oggi veramente è una cosa unica, speciale, ma ce ne sono stati tanti. Per me personalmente, per mio no, credo calcistico, le due più belle partite le abbiamo perse. E quindi questo vi fa capire un po', è un po' quello che è il mio pensiero sul calcio, aver dominato, aver giocato un calcio arrembante. Offensivo, abbiamo creato tante occasioni, ma alla fine abbiamo perso. Questo vi fa capire un po' l'imprevedibilità di gioco di calcio e la sconfitta, che è la parte integrante di questo sport. Cioè, quindi in quelle due partite c'è tutto il mio pensiero calcistico. E ora, Paul Scudetto. Adesso festeggiamo, respiriamo e dopo ne passiamo. Complimenti, mister. Grazie.